La signora sta dormendo? No, no, mamma, 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 è il sindaco che viene a trovare. Dai, a manina. A 101 anni, signora. 101 anni a maggio. Incredibile. Allora, non si preoccupi, perché non l'ha sfratta nessuno, ha già provato con quest'ora, è tutto a posto. Quindi non si preoccupi, lei c'ha tutto il tempo, lei c'è la prova degli sfratti, lei c'è tutto l'anno di tempo, non c'è nessuno sfratto. Sì. E abbiamo tempo per trovare un'altra casa, eccetera. E adesso poi ne parliamo con sì. Lei, la figlia. Sì, io sono la figlia, c'è mio figlio, scusi, mio figlio che sta con lui. Sì, ecco qua. Sta con lei, è proprio quello che... Quindi non si deve preoccupare, va bene, rimane a casa, tranquilla, tutto bene, va bene? Sì. Come sarà, ti senti a posto? Sì. A posto? Lui è il sindaco di Roma, mamma. Eh. Il signore è il sindaco di Roma, che ti è venuto a trovare per via della tua, del tuo problema di casa. Adesso parlo un attimo con la figlia e poi la vengo a salutare, va bene? Sì. Va bene, grazie. Mi un bacio però. Grazie. A maggio dell'altro anno ha fatto 100 anni. Questa 16 è la maggio 1909. 1909. E quindi 1909. Sì. Adesso quest'anno ne fa 101. Ha visto parecchie cose. Signora Cesira. Allora tutto bene, eh? Come si sente? Tutto a posto? Sì. Tutto a posto. Sei tranquilla, sta qua a casa, nessuno la tocca, va bene? Guai a chi la tocca. Bene, allora, auguri, tutto a posto, stai qua, non ci sono problemi, va bene? Sì. Va bene, va bene. Ciao signor Cesira, ciao, a presto, eh? La Roma non ti abbandona, va bene? Ok. Io ringrazio sindaco. Non sapere questa cosa. Io aspettavo qualcosa, ma non così grande. No, tutto tranquillo, però venendo qua ho aggiustato un attimo i pezzi. Tutto. Grazie. Va bene. Può stare tranquilla la signora Cesira? La signora Cesira sta tranquilla perché lo sfratto non sarà eseguito, ho già parlato con il questore. E poi c'è nel decreto legge mille prove, c'è la prova degli sfratti per tutto l'anno, quindi fino alla fine dell'anno nessuno la manderà via da questa casa, abbiamo tutto il tempo per trovare un'altra casa alla signora Cesira, 101 anni, meriterò tutto il rispetto di Roma.